Gli ingredienti per un tranquillo lunedì di scontri c'erano tutti. Gli attivisti dei centri sociali arrivati da Napoli per contestare, i militanti folgorati sulla via di Pontida, 200 agenti delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa, la piazza di Mondragone, che si trova proprio a ridosso dei palazzi, dove è stato individuato un focolaio Covid. E poi il leader della Lega Matteo Salvini. Il tutto mescolato nel calderone della campagna elettorale per le regionali in Campania. Il risultato, eccolo qua. Non curante della già alta tensione al di là delle transenne che delimitavano l'area del suo comizio, Matteo Salvini ha risposto alle offese che arrivavano dai manifestanti, alimentando così ancora di più il clima di guerriglia. Qualcuno è riuscito a sabotare l'impianto audio, impedendo così al leader della Lega di continuare il comizio. Evidentemente ci sono i centri sociali che preferiscono la camorra al dibattito e noi torneremo giorno dopo giorno, magari senza annunciarlo, così voi potete fare il vostro lavoro e i poliziotti non hanno a che fare con queste bestie, per risolvere i problemi come li abbiamo risolti in altre città del paese, perché qua c'è il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza che vanno tutelati. Evidentemente c'è il braccio armato della camorra che prevede che in campagna sia meglio l'illegalità rispetto al cambiamento, però se pensano di farci paura con due spintoni, due violenze, due uova, hanno sbagliato persona, perché, ripeto, tanti italiani per bene, ma anche tanti cittadini immigrati per bene ci chiedono di esserci come Lega. Quindi torneremo.